Ciao a tutti ragazzi, sono Yaki Dale e oggi siamo qui in un video diverso dal solito, un video che non sarà neanche particolarmente lungo, però devo essere sincero, ampliare sempre di più appunto gli argomenti del canale non mi sembra una brutta idea per non fare sempre i stessi contenuti noiosi così e cosà di qui e di là, soliti video. E in questo caso spero che questo video possa essere anche utile per voi e di farvi conoscere cose che non conoscevate prima. Quindi, come avrete capito dal titolo, oggi andremo a parlare di Telegram. Ma che cos'è Telegram? Ecco, per chi si fosse perso qualcosa, ma credo che tutti voi lo conosciate, Telegram è semplicemente un social network molto simile a WhatsApp di messaggistica istantanea, che però a parer mio è molto molto più bello di WhatsApp e soprattutto ha molte più funzionalità. In questo video ne vedremo alcune, tra cui i giochi, cioè ci sono addirittura i giochi su sto coso, è geniale. E ovviamente non è che Telegram mi sta pagando, perché se mi stesse pagando per fare questo video sarebbero messi veramente male, io ci tengo solo a precisarlo, mica che vedo i commenti ti hanno pagato così è meglio WhatsApp così, è un mio parere, prendetelo come tale. Se non siete della mia opinione potete sempre commentare, ma mi raccomando, mantenete tutta l'educazione necessaria. Piccola premessa che comunque non guasta mai. Fatto sta che appunto la mia esperienza su questo social è molto molto positiva e ultimamente soprattutto mi sto trovando molto bene soprattutto per una funzionalità che mi permette di essere in contatto con voi, che è quella dei canali Telegram. Infatti io ho un canale Telegram che è una sorta di gruppo dove appunto voi potete entrare, potete unirvi e dove io e chiaramente gli amministratori, però io non ne ho, quindi sono solo io, posso mandare dei messaggi. Ed è una cosa che sembra banalissima, però in realtà è utilissima, perché se io devo comunicarvi che esce un video, devo comunicarvi qualche cosa di urgente che sugli altri social non posso comunicare o comunque sugli altri social verrebbero visti dopo tantissimo tempo, Telegram è il metodo più veloce, più istantaneo e più semplice per dirvi appunto queste cose, perché mi basta scrivere sul canale, mi basta mandare un audio, mi basta mandare una foto, la vedono tutti quelli che sono nel canale e per i membri del canale è come se arrivasse semplicemente un messaggio privato da me, quindi voi lo vedete e sapete subito quello che ho da dirvi. È una cosa bellissima ragazzi. Per farvi capire, sono sul mio telefono, questo qui in realtà è il Samsung perché ho fatto un casino con l'altro telefono. Fatta sta che questo qui è il mio canale e vedete scrivo tutte le cose. Poi su Telegram capita spesso che vi spoilerò delle cose, quindi vi dico in anteprima dei video perché appunto è comodo per me e mi piace anche che chi mi segue più su Telegram, appunto che è un po' più affezionato a me, abbia anche delle cose in più. Quindi per esempio, non so se l'avete visto, il video della spada, io avevo già mandato delle foto della spada qua sul gruppo già tanto tempo fa. Poi vabbè, mando anche, non so, queste cose qui bellissime, yeah, le cimici. Ma a parte le cavolate, ovviamente non vi sto costringendo a scaricare Telegram e a seguirmi, è semplicemente una cosa in più, se avete voglia fatelo, se no pace e amore con tutti quanti. Tra l'altro guardate che cosa carina qua, ci sono le emoji come su WhatsApp, però se voi andate qui ci sono praticamente gli sticker, ci sono di Clash of Clans, ci sono di Clash Royale, poi se ne possono trovare un sacco in giro. E tipo, non lo so, se noi vogliamo mandare questa faccina qui, mandiamo questa faccina qui, vedete? Yeah! E quindi questa è sicuramente una funzionalità che vale la pena su Telegram. Però quella di cui volevo parlare principalmente in questo video era quella dei giochi, perché è una cosa che secondo me è carina, è unica, e per quanto questi giochi non possono essere chissà che cosa, ma voi direte, come fanno ad esserci dei giochi su un social network di messaggi? Bella domanda! Tutto ciò è possibile grazie ai bot, ve la faccio rapidissima. I bot sono dei programmini creati dagli utenti, più o meno complicati, ci sono veramente tantissimi bot che possono fare tantissime cose, quindi magari potrei farci anche tanti altri video perché alcuni sono veramente pazzeschi. E alcuni di questi bot sono per esempio i bot dei giochi, che per essere eseguiti si servono di pagine web scritte in HTML5. Adesso chiaramente non capite niente, ma non sto capendo niente neanch'io, quindi non preoccupatevi. E quindi se noi per esempio andiamo nella chat con il nostro caro amico Federonzo, vedete che qua c'era già un gioco che avevamo giocato. Per farlo basta andare nella chat con qualsiasi vostro amico, scrivete game bot, vedete qua c'è già, e scegliete il gioco. C'è il gioco della matematica che possiamo anche non fare, c'è questo qui che è quello del boscaiolo che possiamo anche fare, quindi vediamo un po' cosa riusciamo a fare, quindi vediamo un po' se riusciamo a fare più di due. E è buggato ragazzi, chiaramente io mi metto a registrare ed è tutto buggato, non è possibile ragazzi, no! Fatto sta che dovete tipo tagliare il tronco, non so perché vada così male ragazzi, non è possibile. Questi qui sono i problemi degli youtuber, vabbè, ne proviamo un altro. Questo qui, ok, Corsairs, come minimo non andrà neanche questo qui. Oddio, scusate. No, questo qui va. Praticamente dovete evitare le palle di cannone. E io mi ricordo che ci giocavo un sacco ed è veramente una roba da sclero, ragazzi. Cioè, voi non avete idea. Adesso, questo qui era il primo livello. Il secondo, chiaramente, è più difficile, no?
Ecco, batteria scarica, lo sapevo. Fatto sta che vedete, comunque va tranquillamente. E la cosa bella è che essendo queste delle pagine web, è come se voi andate su Google e giocate. Quindi non occupa minimamente spazio sui vostri telefoni. Ed è una bomba per chi magari ha dei telefoni che non sono super mega avanzati, quindi hanno poca memoria, vanno poco. Questi qui sono giochi molto molto semplici, per carità, che però possono anche andare bene. Quando proprio non avete niente da fare, sapete che ci sono sostanzialmente. Adesso usciamo da questo qui che mi ha già rotto le scatole. Quello della matematica ve lo risparmio anche. E vi faccio però vedere l'alternativa a tutto ciò. Dovete andare nella barra di ricerca. E vabbè, qua io l'avevo già cercato, quindi è sotto. Scrivere game così, vedete questo qui. Adesso qua, oddio no, aspettate. Dovete scrivere slash start. Ok, così. Chiaramente guardate su, io ci avevo già giocato, non è un problema. E qui vi vengono tutte le cose da selezionare, quindi gioca con gli amici, bla bla bla. Vediamo un po', non lo so, random game, gioco a caso. Football Star, mi piace ragazzi, mi piace, proviamolo. Intanto abbiamo il 2%, quindi potrebbe essere un problema. Dai, resisti telefono per favore. Non credo di aver capito propriamente come si gioca a questo gioco. Pazzesco ragazzi. Sì, ho capito. Praticamente quando il pallone nel cerchio va colpito. Ci sta carino. Poi se andate qui, per esempio, ci sono tutte le categorie, ci sono veramente un sacco di giochi. E ok, non sono un granché, io non sto qui a farveli vedere tutti, anche perché non voglio, diciamo, rovinare la sorpresa di farli provare a voi. Quindi se avete Telegram o se volete scaricarlo, provateli, perché secondo me è una cosa unica. Cioè giocare dei giochi su un'applicazione che non è un gioco è pazzesco. Poi ovviamente se scaricate Telegram, seguitemi sul canale, non è un problema. Quindi questo era un video un po' semplice. Se volete anche magari dei video un po' più complicati, dove vi mostro altri bot di Telegram, altre cose più complicate, appunto, e più difficili che si possono fare su Telegram, si può fare. Chiaramente voi dovete supportare questo video e potete scrivermi nei commenti tutti i consigli del mondo. Trovate comunque qui al centro il mio canale per iscrivervi e qui altri due video. Seguitemi appunto su tutti i social network che sono qui sotto in descrizione. E niente ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video.